Governatore del Veneto Luca Zaia, anche oggi puntualissimo ci ha risposto. Benvenuto governatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, senta, noi oggi abbiamo affrontato due argomenti. Prima parlavamo di famiglie e poi di viaggi, insomma, di culture diverse e di spostamento. Parlando di famiglia, la regione rispetto appunto al supporto delle famiglie, com'è la situazione per quanto riguarda il sociale? C'è qualcosa che non sappiamo, qualcosa su cui può magari lei aggiornarci? Beh, guardi, io partirei da un presupposto, che noi abbiamo assolutamente una società sana, però vive una difficoltà che è oggettiva, che è data dalla crisi. 200.000 persone in Veneto sono senza lavoro, dei quali 42.000 sono immigrati. E non dimentichiamo che un ragazzo su quattro sotto i 30 anni è senza lavoro e due sono precari. Partiamo dal fatto che questi dati ci dicono che comunque l'impatto nelle famiglie è un impatto che è un impatto difficoltoso. La regione è presente su molti fronti, dallo sportello inoltre che si occupa degli imprenditori in difficoltà, non dimentichiamo che abbiamo avuto 140 suicidi, ma anche di tutte quelle attività di sostegno alle imprese, oltre 10.000 imprese sostenute, e il fondo per il sociale, 45 milioni stanziati pochi mesi fa, e così via. Insomma, facciamo il possibile, l'amministrazione del possibile, visto considerato il nostro bilancio. Diciamo, la cifra libera è passata, nel 2010 avevamo 480 milioni disponibili per tutte le attività della regione, ad oggi che siamo a 79 milioni. Tanto per dire che insomma qualcuno di tasse nuove ce ne ha messe, perché se succede che si passa da 480 milioni liberi a 79 milioni in 4 anni, vuol dire che qualcosa è accaduto. Esatto, che cosa è successo esattamente, se posso permettermi di chiederlo? Come mai la disponibilità, voglio dire, è così risicata? Beh, guarda, i 485 milioni del 2010 che diventano 79 oggi sono per occuparsi di imprese, di famiglie, di attività produttive, di promozione turistica, di attività economiche, delle casse d'espansione e di tutte le opere a tutela del dissesto idrogeologico, della viabilità, del turismo, insomma di tutto quello che viene in mente. Cosa è accaduto? C'è stata la manovra Monti, dolorosa, ce n'è stata un'altra di dolorosa da parte di Letta, e poi c'è stata tutta una serie di acrobazie dell'ultimo governo, ma il risultato finale è che una regione virtuosa come la nostra, il Veneto, della quale appunto 4.800.000 veneti vanno orgogliosi, si trova ad essere trattata come la Sicilia, che ha 22.000 forestali contro i 9, contro i nostri 400 forestali, tanto per fare un esempio. Quindi diciamo, prima punisci Caino e poi pensa ad Abele, invece qua Caino è sempre premiato e Abele è sempre pestato. Senta, a proposito di Sicilia, no? E di sbarchi e di profughi, di quant'altro, so che c'è stata una viva polemica anche sul fatto della distribuzione di queste persone, che ovviamente hanno bisogno di un posto dove dormire, dove vivere, eccetera, dal momento in cui arrivano sul territorio italiano. Per quanto riguarda la regione del Veneto, come siete organizzati, come gestite questo tipo di emergenze? Ma non siamo organizzati su mia volontà, nel senso che io non ho dato assolutamente disponibilità. Guardi, conosco la solidarietà, dico che abbiamo già dato, perché su 4.800.000 veneti abbiamo una popolazione immigrata dell'11%, sono esattamente 514.000 persone regolari presenti in Veneto. La stragrande maggioranza si è ben integrata, rispetta le nostre leggi, riconosce la nostra identità, ha un progetto di vita e di integrazione in Veneto, contribuisce alla formazione del 5% prodotto interno lordo, e quindi noi siamo riconosciuti come regione che è il miglior modello di integrazione a livello nazionale. Questo non lo dico io, ma lo dicono i dati ufficiali. Però che tu possa pensare di mandare ancora immigrati qui da me, che ne ho già 42.000 disoccupati, vuol dire che prendi in giro sta povera gente. Quindi se qualcuno li vuole mandare in giro per l'Italia, li mandi nelle regioni che ne hanno pochi, ma non li mandino da noi, perché qui non si viene perché ci sono 600.000 partite IVA, perché oggi lavoro non ce n'è per questi signori. Quindi vivranno facendo la fame, vivranno vivendo di espedienti, e a me non sembra dignitoso e umanamente sostenibile. Perfetto, io la ringrazio come sempre per averci raccontato il punto di vista della regione del Veneto, ci sentiamo tra qualche giorno. Buona giornata a tutti, grazie.